Niki Vendola l'aveva detto a luglio, presentando il nuovo presidente della Fiera del Levante, Ugo Patroni Griffi. Occorre concludere nel più breve tempo possibile il processo di privatizzazione e di gestione dell'ente. E il nuovo numero uno della fiera non si è fatto certo pregare. Ha subito attivato diversi canali istituzionali, sfruttando i consolati, ed è riuscito già ad ottenere un primo importante risultato. Poche ore dopo la presentazione ufficiale della 77esima Fiera del Levante, ha infatti incontrato a Bari Detlef Brown e Donald Witch, rispettivamente membro del comitato esecutivo e amministratore delegato per l'Italia della Fiera di Francoforte, la seconda fiera più importante del mondo. Prima una chiacchierata nel suo ufficio, poi un giro nel quartiere. L'interesse dei tedeschi è forte, stanno organizzando eventi ed acquisendo fiere in tutto il mondo. La Cina e l'Italia sono i mercati su cui intendono fare i più importanti investimenti. Con la Fiera del Levante è solo il primo contatto, ma l'inizio sembra promettente. Avete fatto un bel giro, che idea vi siete fatti della Fiera di Bari? Beh, innanzitutto la Fiera di Bari è collocata in una cornice splendida, in questa città fantastica affacciata sul Mediterraneo, e il quartiere effettivamente sia dal punto di vista architettonico ma anche dal punto di vista funzionale è forse uno dei quartieri più validi e più belli d'Italia, forse anche d'Europa. E c'è una forte tradizione e abbiamo visto anche delle strutture molto moderne, e quindi secondo noi c'è il potenziale sicuramente per sviluppare qualche discorso interessante anche per il futuro. Pensa che potrebbe essere più interessante organizzare una fiera all'interno della Fiera del Levante o acquisire una parte del quartiere da gestire autonomamente? Guardi, questi sono discorsi che sono ancora un po' prematuri, quindi faremo una valutazione, diciamo, serena e attenta di quelli che sono gli elementi a disposizione, e da lì poi vedremo quali potranno essere appunto gli sviluppi eventuali futuri. E loro hanno in portafoglio la seconda più grande fiera del mondo, hanno in portafoglio una marea di eventi, sono presenti in 150 paesi, e speriamo che da questo incontro nasca un solido rapporto commerciale.